Adesso a noi servono 300 euro per pagare la droga, ce la facciamo? Se no Pino mi massacra. Ho fatto un danno tra sabato e lunedì, venerdì, solo che mia moglie non mi ridà il bancomat. E quanto il dirigente comunale Fabrizio Trisi, titolare di un settore importante per il comune di Pescara, come quello dei lavori pubblici, riferisce al suo amico imprenditore Vincenzo De Leonibus. Ha bisogno di droga e gli racconta che ha speso 2.000 euro in stupefacenti in 24 ore. E nel chiedere aiuto economico all'imprenditore, Trisi gli spiega che dovrà astenersi dall'assumere stupefacenti per almeno un mese. Parla di clausura prima degli esami per il concorso da dirigente. Queste le conversazioni intercettate tra il dirigente comunale e il costruttore angolano, conversazioni riportate sul quotidiano Il Centro nell'articolo di Maurizio Cirillo. All'indomani del terremoto in comune a Pescara, con l'operazione della Guardia di Finanza, il gruppetto della delle Tigri, come veniva chiamato il luogo dove i quattro Trisi e De Leonibus e altri due dipendenti comunali si riunivano, secondo l'accusa, per sniffare cocaina, giocare a carte e trovare il sistema per far vincere più gare di appalto possibili al loro amico imprenditore. Il giorno dopo la tempesta, in comune a Pescara è gelo. L'operazione della Guardia di Finanza di Pescara ha portato a quattro arresti: il dirigente del comune di Pescara Trisi e l'imprenditore De Leonibus, assieme a due spacciatori. Con la contestazione di numerosi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, il sindaco Masci ha preso della bufera in comune da Tel Aviv e ha invitato a dire no alla gogna mediatica. L'assessore Albore Mascia vuole attendere il ritorno del primo cittadino per fare il punto. Intanto l'ingegner Rossi, che ha preso il posto ad interim di Trisi, dovrà spulciare le carte e farne una ricognizione. Domani mattina gli interrogatori nelle carceri di Pescara e di Chieti, dove si trova il dirigente Trisi. Ma che fine faranno le opere in cantiere e i progetti pubblici? Il presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive del Comune di Pescara, Fabrizio Rapposelli. Ma allora, l'interesse nostro della maggioranza, credo anche della città, della cittadinanza, è quello che le opere pubbliche vadano avanti e proseguano, perché sono opere molto, molto importanti, opere che possano, diciamo, far cambiare volto alla nostra città. Certo è che con le dimissioni dell'architetto Trisi ora si pone il problema della sostituzione. È stato sostituito ad interim con un altro nostro validissimo dirigente, che è l'ingegner Rossi, il quale però dovrà avere, manco a dirlo, un periodo di tempo per verificare innanzitutto lo stato dell'arte di tutte quelle procedure e soprattutto la fotografia amministrativa della progettualità e anche delle gare, se sono state già avviate o meno. Intanto sui lavori lungo Corso Vittorio Emanuele relative polemiche sembra trovarsi una mediazione. Una posticipazione dei lavori da iniziare il 18-19 di agosto in corso, così come è stato chiesto dai commercianti in concomitanza proprio con la fine dei saldi. Tornando all'operazione La Tana delle Tigri, l'opposizione al comune di Pescara compatta chiede le dimissioni del sindaco Masci, il consigliere del PD Marco Presutti. Abbiamo sostenuto che di fronte alla gravità delle notizie che sono emerse, che riguardano un fiduciario del sindaco, questa amministrazione non possa andare avanti. Anche perché noi a ottobre, quando erano uscite le prime notizie di indagini sull'operato dei lavori pubblici, avevamo invitato con una lettera riservata il sindaco a voler darsi da fare, ad adoperarsi per mettere in sicurezza il settore dei lavori pubblici dell'ente. Il sindaco non ci ha risposto, non ha fatto nulla di tutto questo. Il comune di Pescara rischia di perdere anche i finanziamenti del PNRR. Solo l'intervento di un terzo, quale possa essere un commissario, possa riportare quella serenità che è necessaria.